Come promesso, ecco qua Fabiana Della Valle. Ciao Fabiana, è un piacere rivederti dopo un po' di tempo che non ci siamo visti su YouTube. Ciao E Luca, ciao a tutti. tra l'altro a questo punto posso dire collega, perché non dal punto di vista giornalistico, ma Fabiana è approdata sul tubo con un nuovo canale. Come ti stai trovando? È vero, è vero. Ma bene, bene, divertente. Soprattutto non pensavo, insomma, in così poco tempo comunque di avere così tanti iscritti e, insomma, e visualizzazioni. Mi sto divertendo tanto. È una cosa tutta nuova per me, però mi piace molto, devo Infatti, ho dire. visto che Stimolante. i numeri sono già importanti e cerchiamo di spingere anche magari qualche ragazzo che magari non era a conoscenza del fatto che tu fossi approdata su YouTube, e lasciamo il canale di Fabiana nel titolo e nella descrizione del video, con sempre i suoi approfondimenti precisi e puntuali. E Fabiana, però, a differenza magari di un giornalista che può parlare anche conoscendo fonti e informazioni, io mi reputo un tifoso semplice e puro, quindi io in questo momento ho alcune domande che mi frullano in testa. Piacerebbe avere da parte tua una risposta su alcuni argomenti principali, secondo me, del momento Juve. Volentieri, sono qui apposta. Ok, allora partirei da una domanda che comunque circola sempre, no, nell'ambiente, anche perché non ce ne siamo accorti, ma il mercato è iniziato. Lato Juve, immagino che quest'anno ci sia poco e niente, giusto? Ma guarda, sì, la situazione, devo dire che non è che è cambiato tanto, nel senso che poi alla fine il terremoto societario ha influito fino a un certo punto, no? Nel senso che già a gennaio la Juve non aveva in programma di fare molto, l'idea era solo quella di cercare magari un'occasione per un terzino destro, poi anche per gli infortuni che ci sono stati, no? Perché è un po' il settore in cui nelle Certo. ultime giornate c'è stata più emergenza, visto che sono fuori sia De Sciglio che Quadrado, quindi insomma, Allegri ha dovuto trovare delle soluzioni tampone. Quindi l'idea era quella comunque di non andare a spendere dei soldi, monitorare per vedere se ci sono delle occasioni. È logico che poi quello che è successo ha un po' fermato ulteriormente, ma banalmente perché adesso, come sai bene, il 18, quindi mercoledì, ci sarà, l'assemblea per, diciamo, l'insediamento del nuovo CDA, l'insediamento ufficiale, quindi con il nuovo Ci presidente siamo. Ferrero, con il nuovo direttore generale, che sarà anche amministratore delegato, che è appunto Scanavino, che sarà un po' poi quello che si occuperà anche della parte sportiva, insomma, diciamo che sarà quello che avrà pieni poteri da questo punto di vista. Quindi ovviamente questa cosa ha bloccato anche tutto, quindi nella prima parte si è stati fermi. Io non mi aspetto grosse cose, però comunque secondo me la Juve su alcune operazioni, cioè, continua comunque ad essere vigile. Per esempio, si era parlato di Gasdrop, no? Che è in Certo. uscita dalla Roma per una serie di Mele. motivazioni, appunto, sì, anche Mele, però certo la Juventus cerca l'occasione, cioè se ci sarà la possibilità magari di prenderlo in prestito, prendere un giocatore in prestito con uno scambio, allora quello sì. Poi l'altra cosa che, insomma, a cui punta è una cessione, due cessioni da qui a giugno, quindi la prima si proverà a farla a gennaio. L'unico nome che mi viene in mente è quello di McKennie, perché poi in questo momento credo che tra i sacrificabili sia l'unico che abbia un minimo di mercato, quindi anche quello poi al momento sì, ci sono stati degli interessamenti da parte di qualche club in Germania, magari in Inghilterra, però niente di concreto. Comunque la Juve lo vuole vendere bene, quindi anche lì potrebbe anche succedere che magari parte McKennie e non arriva nessuno, però è logico Certo. che magari una cessione potrebbe anche sbloccare la situazione. Mancano ancora, comunque è vero, finora non è successo niente, però alla fine io, ecco, non mi sbilancio mai, perché ricordiamoci che l'anno scorso poi è arrivato Vlahovic, Eh quindi sì. anche lì, dopo le parole di Arrivabene, che aveva detto non succederà niente, non prenderemo nessuno, quindi insomma è logico che quest'anno la situazione è un po' diversa, però cioè, al di là del rosso in bilancio della Juve, che c'era anche l'anno scorso, cioè, quando, se la Exor dovesse decidere di fare un investimento, lo può fare, non è che non lo può fare. Detto questo, logico, in questo momento ci sono altre priorità, ecco, più che Certo, il campo. ma infatti il punto secondo me è anche quello, cioè fare un acquisto tanto per farlo probabilmente non ha senso. Delle due proviamo a valorizzare, mi viene in mente Barbieri, che è un prospetto che abbiamo visto anche di recente nelle amichevoli, ma soprattutto perché gli acquisti in questo momento vengono fatti, dicevi, da Scanavino, che prenderà in mano l'area sportiva, immagino insieme a Cherubini e Allegri.
Sì, certo, no, allora, ovviamente sì, lui è quello che deve dare l'ok, insomma, un po' okay, quello che faceva, certo. arriva bene Marotta. Sarà l'arriva bene, diciamo, il Marotta della situazione, poi è logico che non ha competenze strettamente sportive, quindi si appoggerà a Cherubini e ad Allegri, che saranno i due, insomma, che dovranno guidarlo, cioè non credo che sarà lui a dire prendiamo questo, prendiamo quello, cioè, ovviamente lui però è quello che deve all'ultima parola, soprattutto anche guardando ai conti, ecco, che mi sembra in questo momento una delle cose più importanti. E tra l'altro mi sembrava di leggere proprio oggi su Gazzetta che anche Allegri e Cherubini da qui a giugno saranno valutati, che è un po' la parte, secondo me, proprio interessante del discorso. Credi che possano esserci delle rivoluzioni? Nel senso, tante volte, anche di recente, io per dire, dopo Monza avrei tranquillamente cambiato, non vedevo prospettive. In questo momento pensare a cambiare allenatore con tutto quello che sta succedendo alla Juventus mi sembra un po' una mezza follia, quindi immagino che si arriverà a giugno in questo modo e poi si valuterà. Ma credi che possano esserci delle valutazioni differenti? Pensi che a giugno possano esserci delle sorprese, delle conferme? Come la vedi un po' questa situazione? Ma guarda, sicuramente, come hai detto tu, è tutto in evoluzione, perché poi le cose cambiano da un momento all'altro. Quindi paradossalmente Allegri, che appunto in autunno era quello che sembrava meno solido di tutti dentro la società, perché era quello in discussione di qua, poi con il terremoto, con le dimissioni di Agnelli e tutto quanto, è diventato alla fine quello che il CAN stesso ha indicato pubblicamente come il referente dell'area sportiva, no? Quindi questo secondo me già è un passaggio molto importante. Il CAN sicuramente fino a fine stagione non si cambierà, cioè dovrebbe succedere veramente un cataclisma, secondo me, insomma. E poi adesso, visto che la Juve è uscita anche dalla Champions, non so che cos'altro, cioè, potrebbe succedere. Però comunque anche per Allegri conteranno i risultati, e il quarto posto è l'obiettivo minimo che deve raggiungere, anche se in questo momento sembra impossibile che la Juve possa non arrivare tra le prime quattro, però anche là manca ancora tutto il girone di ritorno. Io non lo do piuttosto per scontato, però speriamo almeno quello. Appunto. Quindi quello, e poi bisognerà vedere anche cosa farà in Europa League e in Coppa Italia, perché potrebbe anche poi alla fine arrivare a portare a casa un trofeo, insomma, non è sicuramente da escludere. Ma io credo che oltre a questo, quindi allora, rivoluzioni sul fronte Allegri, faccio fatica a immaginarlo, però io credo che verrà valutato anche la crescita della squadra, cioè nel senso, Allegri ha altri 2 anni di contratto, certo, ha uno stipendio importante, quindi questo già è una specie di, cioè, questo in un certo senso lo mette a riparo, no? Perché comunque cambiarlo e investire su un altro allenatore significherebbe investire, mi sembra, tra i 60 e i 90 milioni più o meno. Avevamo fatto un calcolo sulla Gazzetta nei giorni scorsi, quindi insomma sono tanti soldi in un momento come questo. Però dall'altra parte tu devi anche pensare, al di là dei risultati che raggiungi quest'anno, è l'allenatore giusto, certo, cioè ti sta facendo crescere la squadra, ti ha valorizzato, perché poi quello che la Juve adesso secondo me dovrà fare nei prossimi anni sarà proprio quello di creare valore, no? Cioè fare in modo comunque di valorizzare i giocatori che ha in maniera tale poi da poterli eventualmente anche rivendere un futuro, insomma. Ma comunque, ecco, cioè creare un valore all'interno della propria rosa, e quello secondo me è la cosa che verrà guardata di più, cioè quanto lui avrà fatto crescere anche i giovani, avrà valorizzato i giocatori che ha. Più diverso un po' il discorso di Cherubini, che secondo me rischia di più, ecco, cioè io mi aspetto più, sì, perché poi alla fine lui è legato comunque alla vecchia gestione, quindi credo che nel momento, cioè in cui la Juventus, per quanto lui comunque abbia operato poi in maniera differente da Paratici, però nel momento in cui si vuole cambiare proprio anche strategia di mercato, si vuole fare appunto andare a fare un, non so come dire, però un mercato più al stile Napoli, no? Come ha fatto il Napoli quest'anno, cioè andando a prendere dei giocatori sconosciuti, scommettendo anche sul talent, più sul talent scout. Esatto, bravo, cioè ripartendo proprio dallo scouting, io credo che si possa pensare di cambiare anche un direttore sportivo. Poi non è neanche escluso che arrivi una figura da affiancare a Cherubini stesso, perché comunque era una cosa che si era già pensata prima poi che arrivassero le dimissioni e tutto il resto. Però ecco, secondo me da quel punto di vista qualche movimento ci sarà. Ho una tripla domanda che, sai, tante volte si fanno tante chiacchiere e a volte anche la chiacchiera sembra diventare notizia quando in realtà è soltanto un'indiscrezione, magari nemmeno confermata. Quindi ci sono 3 cose che secondo me in questo momento è bene sottolineare, evidenziare, quindi ti chiedo se hai la risposta a queste domande. 2 sono appunto legate su Allegri, perché prima dicevi bene, comunque è un contratto ancora lungo, importante,
Cambiare allenatore significa anche fare un investimento, quindi pagare Allegri per rimanere fermo, un po' come era già successo. Si vociferava di un Allegri che non avesse effettivamente 4 anni di contratto, quanto più 2+2. No, a me non risulta, infatti è una cosa che gira molto, hai fatto bene a chiedervela perché ho visto che comunque è una cosa che mi chiedono spesso, tra l'altro, però certo. A me invece non risulta che ci sia, cioè si parlava di una clausola dopo 2 anni che, per cui poteva magari, potevano liberarsi di lui se non avesse vinto niente, ma a me non risulta. Cioè lui ha un contratto con dei bonus, dei premi, al raggiungimento dei risultati, ma... un regolare contratto per 4 anni, quindi non credo ci sia niente da questo punto di vista. Cioè, o la Juve decide di mandarlo via o decide lui stesso di andarsene, ma mi sembrano due ipotesi piuttosto difficili da verificarsi, insomma. Che è la prossima domanda, perché si era parlato, no, di un Allegri che si pensava potesse avere addirittura dato le dimissioni durante il terremoto, con un Elkan che gli chiedeva di resistere almeno fino a giugno per farsi carico dell'area. È confermato. Questo è vero. Cioè, allora, non è che lui abbia proprio dato le dimissioni in maniera formale, insomma, certo. Però quello l'ha fatto Cherubini aveva proprio detto a Scanavino appunto che era disponibile a fare un passo indietro, proprio perché comunque legato alla vecchia gestione, alla vecchia dirigenza. E Allegri ne aveva parlato con Agnelli, okay. credo proprio a una cena. Sì, la sera stessa. Credo la sera stessa, appunto, c'era anche Cherubini, quindi anche lui aveva ipotizzato, insomma, come una specie anche di atto di, come posso dire, di riconoscenza, di fedeltà, no? Al progetto. Nei suoi confronti, come io ho detto, vabbè, faccio un passo indietro anch'io, visto che comunque mi hai portato tu. Invece è stato Agnelli stesso a dirgli, no, tu devi andare avanti, perché comunque in questo momento serve qualcuno, serve della continuità, qualcuno che dia comunque una continuità e che tenga in mano, tenga sulla squadra. E poi appunto lo stesso Elkan lo ha blindato, quindi insomma è andata così, insomma, diciamo che non è stato niente di formale, però certo. Era un gesto comunque nei confronti del vecchio presidente, quindi c'era comunque la possibilità di, ma è stato optato per andare avanti, si è deciso di andare avanti insieme. E la terza invece è un po' più specifica, parte da una domanda che ti chiedo se è vera o falsa e poi si articola, si parla di rinnovi, dato che l'anno scorso Cuadrado ha fatto scattare questa opzione per il rinnovo automatico del contratto e quest'anno si legge la stessa cosa di Alessandro, ti chiedo, è vero che sulle 40 presenze stagionali Alessandro rinnova di un anno oppure non ti risulta? Sì, questo invece sì, mi risulta, è una cosa che di solito si fa brutta spesso, notizia. Quindi sì, non lo so se è bello o brutta perché nella Juve, però insomma, vabbè, credo che però, non lo so, detto che poi ovviamente quando devi far giocare uno o l'altro non stai a pensare a questa cosa delle presenze, però certo. Io credo che ci si farà anche attenzione, magari, ecco, penso che l'anno scorso con Cuadrado, per esempio, forse sapendo che c'era questa cosa qui bisognava magari fare un po' più attenzione se non volevi rinnovare a quelle cifre. Cioè, certo, infatti c'è stato un po' di... Più che altro magari, cioè io... al posto della dirigenza avrei chiamato Cuadrado prima, sapendo appunto che aveva, avrei fatto magari un discorso diverso con lui, chiedendogli appunto di spalmare magari. Non dopo, dici te, quando scatta lui al diritto, cioè, di dire no. No, insomma, se comunque lui è nel suo diritto quello di rinnovare a quella cifra, se ce l'ha scritto nel contratto, quindi immagino che questa volta con Alessandro non arriveranno all'ultimo minuto, cioè o parleranno con lui prima o troveranno comunque una soluzione se non vogliono tenerlo, insomma. Quindi Cuadrado comunque sembra andare verso il non rinnovo di contratto? Sì, direi di sì. Ma io credo anche che non abbiano intenzione di tenere nemmeno Alessandro, perché comunque guadagna una cifra troppo alta, quindi si proveranno probabilmente a parlare con il giocatore per capire che soluzione possono trovare, insomma. Anche perché, non lo so, Alessandro in questo momento, anche andando via a zero, non so che mercato possa avere, ecco, insomma. Certo. Anche se invece... poi da difensore centrale si sta un po' riciclando. Sì, ma quello indubbiamente, però no. Immagino che sia un po' la filosofia della Juve immaginarsi dei costi più contenuti, esatto. Soprattutto sui trentenni o ultra trentenni, quindi Alessandro, Cuadrado. L'unica eccezione sembra Danilo, che va nella direzione rinnovo, se ben ho capito, ma esatto. Magari con costi rivisti, con contratto spalmato, immagino una soluzione di questo tipo. Ma no, quello non credo, anche perché no? Danilo okay. non ha, vabbè, diciamo, non percepisce magari una cifra. Non ha quei costi che
che beh, se non sbaglio, Alexandro, vabbè, Cuadrado sono 5, Alexandro addirittura 6 probabilmente adesso, poi sono contratti diciamo più vecchi rispetto a quello di Danilo, quindi sono cifre che pesano di più, mi sembra Danilo pesa molto meno, quindi... E poi su Danilo si è deciso di fare un discorso di tipo Diverso. diverso. Cioè, comunque lui è considerato un pilastro anche per il futuro, quindi comunque un giocatore molto importante nello spogliatoio, adesso senza Bonucci è lui il capitano, insomma comunque sappiamo, no, che davanti nelle gerarchie c'erano sia Alexandro che Cuadrado, però alla fine Allegri ha scelto di dare a lui la fascia di vice. Dopo le sconfitte viene sempre lui a parlare, anche l'altro giorno a Napoli comunque è venuto lui, quindi questa è dimostrazione del fatto che comunque c'è stata un'investitura da parte della società. Anche lì momentaneamente è tutto fermo, ma per lo stesso motivo, cioè c'è volontà da parte di tutti e due di rinnovare, però finché non ci sarà fisicamente una persona che si occuperà di queste cose, quindi dopo il 18 cioè è anche complicato portare avanti una trattativa, insomma. E invece per Rabiot quindi mi viene da dire che è più complicato proprio perché ancora non c'è una persona, c'è più fretta perché comunque il giocatore potrebbe firmare bene o male con già un nuovo club, quindi immagino che la situazione sia un po' più complicata lì. Ma sì, più complicata soprattutto perché lui comunque vuole andare via zero, cioè La sua più lui volontà è quella, forse la la mamma. mamma, cioè dopo una stagione così, un mondiale fatto comunque bene, lui ha la possibilità di andarsene a zero, esattamente peraltro come aveva fatto quando è passato dal PSG alla Juve, no? Cioè, Certo. e quindi spuntare un ingaggio ancora più alto di quello che prende adesso, insomma, che già è importante alla Juve. E comunque anche in un'età in cui, cioè, se ti chiama, non so, invento, Real Madrid comunque. Lo stesso PSG che può essere un cavallo di ritorno, comunque una squadra di Premier importante, perché lui ha detto che non gli dispiacerebbe andare in Tornare lì. Premier. Per lui è l'ultima grande occasione alla fine della sua carriera, no? Perché adesso ha 27 anni, quindi cioè, Sì. sarà probabilmente il contratto più importante della sua carriera. Quindi farà secondo me valutazioni di questo tipo, per quanto io credo che lui debba molto ad Allegri e alla Juventus, perché comunque insomma, lo hanno diciamo, sopportato anche quando Difeso nei momenti così. bui. Esatto, i tifosi mugugnavano quando lui percepiva uno stipendio alto, però il rendimento non era altrettanto alto e quindi alla Juve sicuramente tiene tanto, però poi ognuno si fa i suoi conti, quindi in questo momento la Juventus anche lì secondo me ha tardato troppo a provare a rinnovare, probabilmente perché magari non ci credeva nemmeno tanto fino all'anno Certo. scorso e in questo momento adesso fai fatica. Io credo che un tentativo la Juve lo farà, da quello che mi risulta un tentativo Mamma Veronique lo farà per cercare di capire se ci sono i margini. Logico che là poi la differenza lo faranno le offerte che potranno arrivare, perché se ti arriva una squadra inglese o tedesca o che sia spagnola che gli può offrire 10 milioni, la Juve non è competitiva. Magari questo stipendio un po' più alto, tanto lui guadagna già 7, giocando con i bonus ci si può arrivare, perché in ogni caso poi devi fare anche l'altro discorso, no? Dai via Rabiot, ma un altro centrocampista lo devi Certo. prendere. Quindi magari gli dai lo stipendio più basso, però lo devi comunque pagare quanto? Almeno 40, 40-50 milioni basic, no? Per Buttiamola un lì, sì. centrocampista. Quindi insomma, e quindi devi fare anche questi conti qui, no? Per poi comunque è un tassello che devi riempire. Quindi non può essere adesso qua andiamo nel fantacalcio proprio, ma se la Juve nei prossimi 15 giorni arriva un'offerta per Rabiot, la Juve magari è interessata a cederlo, lui però ti dice: guarda, preferisco andare via zero, così mi scelgo la squadra con più calma. Lui non sarebbe disposto, immagino, una cessione nel No, mercato di infatti, gennaio. lui non credo, comunque anche sinceramente anche la Juve, io Anche credo che la Juve. in questo momento Allegri si opporrebbe perché non, con Pogba che non è ancora rientrato, la Juventus farebbe davvero fatica a privarsi di lui, insomma. Quindi ormai ecco, ci si doveva pensare prima, Ok. secondo me. Però mi rendo anche conto che cioè, quest'anno il suo rendimento è ben diverso da quello delle passate stagioni, quindi capisco anche la Sì. Juve che magari fino all'anno scorso diceva, vabbè, ma rinnovarlo a queste cifre, e comunque lui è sempre stato, cioè ci hanno anche provato, però devo dire che lui è sempre stato, soprattutto sua mamma, perché poi è quella che decide, molto fermo su questa idea di andarsene a zero, cioè lui è venuto a Ok. zero e vuole andare via zero, insomma. Ok, va bene, allora immaginiamocela così. Ti faccio l'ultimissima e poi ti libero e ci vediamo ovviamente tra l'altro con la seconda parte sul tuo canale, quindi se i ragazzi sono Esatto. interessati ci troviamo di là. Siamo ovunque. Siamo dappertutto, no? Non vi libererete di noi facilmente. No, perché io quando c'è stato il terremoto a un certo punto ho fatto un collegamento mentale che non so intanto se è vero o
o se l'ho fatto solo io, quindi ti chiedo, con le informazioni a tua disposizione, lato giornalistico, o magari anche solo una tua supposizione personale, può essere che la Juventus nel momento più buio della stagione quest'anno non sia intervenuta davvero lato allenatore con un esonero, con un pensiero di esonero, perché già consapevole di quello che ci sarebbe stato poi lato extracampo? Quindi non sono particolarmente concentrato sul piano sportivo in questo momento, è l'ultimo dei miei pensieri, perché so che presto ci sarà qualcosa di più pesante. No, quello non credi di no. E comunque le dimissioni di Allegri, non, cioè sia di Agnelli e del CDA, sono state veramente una cosa improvvisa. Non si pensava. No. Cioè quello, la scelta comunque di dare fiducia a Allegri è stata di Agnelli nel momento più buio, cioè a ottobre, quando dopo la Champions, insomma, ad Haifa, Monza, ecco, è stata di Agnelli che comunque ha difeso l'uomo che lui ha deciso di riportare a Torino, che pensava fosse la persona giusta per aprire un nuovo ciclo, insomma. Quindi quello non credo. Perché a me capita ogni tanto, no, di farmi collegamenti mentali, presente quando c'ha le lavagne che uniscono tutti i puntini. Il mio cervello è una roba di questo tipo. Allora ho detto, provo a sentire Fabiana se può essere accaduto davvero oppure no. E niente, allora io ti ringrazio per aver chiarito un po' tutti i dubbi principali, secondo me legati al momento Juve. Un'ultima domanda, ma proprio veloce. Credi che il 5-1 di Napoli possa aver dato una botta dal punto di vista mentale alla Juve? Cosa ti aspetti dalla Coppa Italia e dall'Atalanta, dato che comunque sono i prossimi due impegni? Guarda, il rischio c'è purtroppo, perché comunque ho visto veramente facce molto molto battute, cioè più che altro quasi rassegnate, e questa cosa non è bella, insomma. Mi ha sorpreso anche un po' l'atteggiamento durante la partita, perché al di là del fatto di perdere, comunque ci sta, cioè non ho visto una Juve, come posso dire, non, cioè neanche cercare di fare falli, comunque cercare di rassegnata, l'agonismo, capito, di combattere con le armi che aveva, insomma l'ho vista veramente molto rassegnata, e questo non è sicuramente un bel segnale, come dici tu, per il futuro immediato. Dall'altra parte però, sai, il fatto di ritornare subito in campo con una partita di Coppa Italia, che comunque è un obiettivo della Juve, poi di affrontare, di avere comunque un'altra partita importante, secondo me aiuta a ributtarsi subito sulla cioè a concentrarsi subito su altri obiettivi, e quindi a dimenticare. Poi alla fine la Juve ha fatto queste 8 vittorie di fila prima della sconfitta di Napoli, e appunto prima veniva da un momento non positivo, quindi bene o male, cioè anche l'eliminazione della Champions era stata comunque una batosta molto forte, può anche avere l'effetto contrario, cioè dare comunque invece una spinta in più. Io credo che proprio quello che manca alla Juve quest'anno è proprio la continuità, perché pensava di averla ritrovata, però ecco, poi magari al primo ostacolo un po' più alto rispetto agli altri, cioè sicuramente ben più alto, perché insomma, certo, voglio dire, gioca un gran bel calcio, c'è da dire, sì. Sta facendo un campionato a parte quasi, però ecco, il campanello d'allarme deve essere il fatto che alla prima difficoltà la Juve proprio è incapace di reagire, ecco, perché puoi anche perdere, proprio crollare. Ma non così. Non così. Esatto, la stessa cosa, io vedo le stesse identiche sensazioni che aveva avuto comunque a Lisbona contro il Benfica, e anche quando siamo stati ad Haifa contro il Maccabi, per quanto il risultato ovviamente non fosse stato così penalizzante, però era proprio l'atteggiamento che non mi era piaciuto, insomma. Infatti col Benfica almeno c'era stata una sorta di reazione per evitare il risultato tondo, proprio col Napoli invece sono sembrati scarichi, quindi condividiamo abbastanza un po' la visione della partita e forse anche del momento. E niente, Fabiana, ti ringrazio per la disponibilità e ci vediamo sul tuo canale, a casa tua. Io ringrazio a te e ti aspetto insieme a tutti quanti voi. Ciao. Grazie mille.